Un giorno dalla TG2000, edizione flash, dopo settimane di scontri durissimi, le forze armate ucraine si ritirano da Severodonetsk, la città devastata dall'artiglieria russa. Una ritirata strategica che dovrebbe consentire di salvare soldati utili alla riconquista di Kherson e impedire che i russi prendano l'intero Donbass. Energia sarà il prossimo Consiglio europeo straordinario in programma ottobre a esaminare una proposta della Commissione europea che comprenda quella italiana sul tetto al prezzo del gas. Intanto in Italia le misure prese assicurano un inverno senza emergenza. Stati Uniti, l'aborto non è più un diritto costituzionale. La Corte Suprema ha abolito la sentenza del 1973 che aveva legalizzato l'interruzione di gravidanza nel paese. La palla passa ora ai singoli stati che potranno applicare le loro leggi in materia. Il presidente americano Joe Biden firma oggi la legge bipartisan per una stretta sulle armi, approvata ieri e l'altro ieri da Senato e Camera. Nel testo un primo giro di vite sul controllo e l'utilizzo delle armi da fuoco in tutto il paese. Un terremoto di magnitudo 5.5 è stato registrato nel sud dell'Iran. La scossa è venuta alle 8.07 locale. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Domenica si vota per i ballottaggi delle amministrative, la tornata riguarderà 65 comuni, 59 nelle regioni a statuto ordinario e 6 nelle regioni a statuto speciale, seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23. La pandemia, restano attorno a 55.000 nuovi casi al giorno, i contagi da coronavirus, l'indice RT risale a 1,07 sopra la soglia epidemica che indica una maggiore diffusione dell'epidemia, crescono i ricoveri ma calano i decessi, stabili le intensive. Piogge e forti temporali ieri al nord, particolarmente violenti nubifragi che hanno colpito Vercelli, con danni alle strutture e alle coltivazioni. Tuttavia le precipitazioni consistenti hanno portato un po' di sollievo alle campagne colpite dalla crisi idrica. Mediterraneo sempre più caldo a causa di un'ondata di calore marino iniziata lo scorso maggio insieme all'arrivo dei due anticicloni africani, lo rilevano le osservazioni satellitari fornite dal Copernicus Marine Service. In particolare nel Golfo di Taranto si sono registrati 5 gradi sopra la media. Sabato nero per le compagnie low cost, è confermato per oggi lo sciopero dei lavoratori delle principali aviolinee che operano in Italia. Incrociare le braccia saranno piloti e assistenti di volo. Uno stop di 24 ore proclamato da Filt, CGL e Will Trasporti. La polizia postale di Roma e Lazio ha tratto in arresto 3 uomini per produzione e detenzione di materiale pedopornografico, eseguito perquisizioni delegate dalla procura della capitale, tra questi anche un imprenditore romano che scambiava immagini e video della figlia minore per essere ammesso in un gruppo pedopornografico. Ricorre oggi il 75esimo anniversario della pubblicazione del diario di Anna Frank. Oggi Google, il motore di ricerca più cliccato al mondo, dedica il suo doodle proprio all'autrice del famoso diario per non dimenticare gli orrori dell'Olocausto. Oggi a Roma prosegue il 10° incontro mondiale delle famiglie. TV 2000 alle 18.30 trasmetterà in diretta da Piazza San Pietro la messa presieduta da Papa Francesco. È tutto per ora, prossimo appuntamento alle 12. Grazie per averci seguito e a più tardi.